back in ETV. Bentornati su Balconi TV Sassari, io sono Laura, con noi oggi Ambra Jazz, ciao! Ciao! Cosa ci fai sentire? Questo è il mio primo pezzo e si intitola 10 to Midnight. Benissimo, enjoy the show! People traveling, running clash, they are up on the ground. There comes the big red friend, he go along with you. Must follow the point. My heart shut down. It's cause I had a reason to stay here. Don't run from 10 to midnight. Yeah, I don't want it the last. And I don't want it the last. Down, look in the light. Out of the window, it's dark outside. It's in the big black light, you don't like your child behavior. There's a line of crowd in the fear sandwich, just about like us through the prison smoke. Shut down, it's cold outside and a reason to stay here. Don't run from 10 to midnight. Yeah, I don't want it the last. And I don't want it the last. Shut down, it's cold outside and a reason to stay here. Don't drop from 10 to midnight. I don't want it the last. Yeah, my eyes shut down. It's cold outside and a reason to stay here. Don't drop from 10 to midnight. Grazie ragazzi e complimenti. Grazie. Allora, vuoi presentarci i tuoi accompagnatori? Sì, allora abbiamo Luca Atene al basso e Luca Ruggio alla chitarra. Ah, ok, ciao Luca, ciao Luca. Allora, so che tu hai iniziato da giovanissimo a fare musica e che hai una passione fortissima. Tra l'altro ho letto una cosa interessante, che per te fare musica è quello che più si avvicina ad avere dei superpoteri. Insomma, vuoi parlarci un po' di te, di questa tua energia? Sì, penso che appunto fare musica sia come avere dei superpoteri, perché penso che sia qualcosa di incredibile. Il progetto Ambra Jazz nasce proprio per questo motivo. Non per fare musica così, per scrivere qualcosa, ma proprio per un bisogno, per il
potere di volermi raccontare davanti alla gente. Appunto, quello che scrivo parla di esperienze vissute, parla di sensazioni, come Ten to Midnight. Penso che sia un pezzo che arrivi alla gente proprio per questo motivo, perché è stato scritto un po' per caso su un bus londinese di ritorno verso l'hotel. Quello era l'ultimo bus che appunto prendevo, e ho deciso di scrivere questo pezzo, e ogni volta che ricanto il pezzo ricordo quelle sensazioni e quelle immagini. Ok, interessante, grazie. So che hai un ringraziamento da fare. Ti stai approcciando a un progetto tutto tuo e a dei brani inediti, e so che stai lavorando con una squadra che ci vuoi magari presentare. Stai registrando in un posto. Sì. Insomma, vai, dici. Allora, diciamo che uno dei prossimi progetti è appunto quello di far uscire l'album. È un progetto a cui ci stiamo dedicando con anima e corpo. Ringrazio per l'uscita di questo pezzo la DreamWalk Sound Productions di Giacomo Cosso e Roberto Muliri, che sono stati davvero un punto enorme d'appoggio per l'uscita di questo singolo. Oltretutto Roberto, il nostro batterista, che suona anche nel pezzo, e Giacomo si è occupato appunto delle tastiere e degli effetti, oltre a essere il tecnico. E appunto sì, c'è l'idea di far uscire l'album, speriamo di farlo uscire entro l'anno prossimo. Stiamo lavorando già da un po', questo singolo è uscito ad aprile, abbiamo tanti altri pezzi a cui vogliamo lavorare, insomma, e continueremo sempre con la DreamWalk Sound Productions. Benissimo, allora in bocca al lupo e tanti auguri per tutto. Ah, avete un sito dove possiamo, o una pagina Facebook, va bene uguale, per informarci e tenere d'occhio la situazione? Sì, su Facebook possono trovarmi come Ambra Jazz, e invece il sito web è www.ambrajazz.com. Ok, io ti ringrazio, siete stati gentilissimi. Grazie a voi. Complimenti ancora. Grazie per averci seguito su Balconi TV Sassari. Io sono Laura, Ambra Jazz. Back in ETV.